Ragazzi, mi piacerebbe che Alex, tu devi fare le fotografie. Bentrovati alla seconda edizione del TG scolastico dell'Istituto Comprensivo Don Peppediano Portici. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con la docente Giuseppina Improta e l'esperto esterno Gianni Petrizzo. Il primo servizio è dedicato all'ente comunale di Portici, curato da Davide Montanaro, Mario Oliva, Francesco Saotto e Elena Felli. Oggi siamo al comune di Portici, dove intervisteremo il sindaco, un assessore e un consigliere. Ci spiega brevemente qual è la funzione di un comune? La funzione di un comune deriva dal significato della parola comune. Significa praticamente occuparsi di tutte le cose che riguardano una comunità di persone. In particolare della comunità dei cittadini che vivono in un determinato territorio che viene definito comune. Nel caso qui stiamo parlando io, tu e tutte le tue compagne e compagni di classe e di scuola, parliamo del comune di Portici, cioè di quel territorio compreso nella città di Portici in cui vivono tutti i cittadini di Portici. Il comune si occupa di tutto quello che riguarda i cittadini, le cose comuni. Come è strutturato? È strutturato con un sindaco che viene eletto direttamente dai cittadini, un consiglio comunale composto da 24 consiglieri comunali che vengono eletti dai cittadini e da una giunta che si compone di 7 assessori nominati dal sindaco. Poi ci sono i dipendenti del comune, i dirigenti del comune e tutti i servizi che erogano tutta una serie di prestazioni che riguardano i cittadini e che vengono svolte o dai dipendenti comunali oppure da persone che lavorano per conto di ditte che hanno vinto degli appalti col comune per offrire alcuni servizi di cui necessitano i cittadini. Qual è la funzione di un assessore comunale? Allora, un assessore comunale
fa parte dell'organo collegiale, quale la giunta comunale. L'assessore sovrintende degli uffici di un particolare settore. Io in particolare sono assessore all'istruzione e sovrintendo gli uffici comunali afferenti all'istruzione. Gli uffici comunali dell'istruzione si occupano di trasporto scolastico, di mensa scolastica, ma anche di attività extracurriculari. Qualsiasi problematica che sul territorio comunale dovesse esserci in merito al settore istruzione viene riportata al settore e viene risolta. Quindi abbiamo parlato di mensa, abbiamo parlato di trasporto. L'assessore dà poi degli indirizzi in modo tale da poter attuare delle politiche sul territorio attraverso gli uffici preposti. Qual è la funzione di un consigliere comunale? Allora, il consigliere comunale è una persona che si candida proprio per essere portatore degli interessi della propria città e della propria comunità. Quindi, concluso il momento elettorale, che è quello dove ogni candidato deve cercare di prendere più voti possibili per essere eletto, in base di quello che vorrà fare per la propria città, dei progetti, delle problematiche che vuole provare a risolvere, concluso quel momento, una volta eletto, dovrà essere il portavoce dei cittadini, delle problematiche, delle istanze, per riuscire a attuare quelle progettualità promesse in campagna elettorale e a tutelare quelli che sono gli interessi dei cittadini che l'hanno votato e anche di quelli che non l'hanno votato. Adesso entreremo nel vivo dell'Associazione Libera di Portici. Il filmato è stato curato da Mario Olive, Saurito Salvatore, Luca Piromallo, Giuseppe Garcia, Francesco Sautto e Claudia Cozzolino. Libera è un'associazione che tutela le vittime di mafia e camorra. È nata nel 1995 e si occupa di aiutare in modo concreto i cittadini bisognosi, con iniziative di vario genere. Per esempio la boutique della solidarietà, l'ambulatorio medico, Fatina Trilli e Mago Merlino, che offre visite pediatriche, visite dentistiche e oculistiche gratuite. Il suo intento è essere prossimi al prossimo. Libera è una rete di associazioni del mondo laico e religioso, scuole, università, cittadini che si mettono insieme attraverso il noi per progettare una comunità libera dalle mafie, dall'illegalità e dalla corruzione. Quando è nata l'idea di creare questa associazione? Nel 1995 ci siamo messi insieme con tantissime realtà e abbiamo cercato di lavorare insieme sulla progettualità a favore delle persone colpite dalla violenza criminale, partendo dalla memoria delle vittime innocenti di criminalità e mettendo insieme condivisione, denuncia e progetto. Noi in questa sede facciamo tante cose. La prima cosa concreta che facciamo è quello di essere a fianco delle persone colpite dall'usura, racket, caporalato, violenza sessuale, insomma, siamo accanto alle persone colpite dalla violenza criminale. Tra l'altro abbiamo 10 ragazzi in affido dell'area penale che fanno con noi un percorso di socializzazione, di educazione. Un altro impegno concreto è quello di favorire percorsi di cittadinanza responsabile, imparare ad essere cittadini. Tre, facciamo tutta una serie di iniziative sul tema delle povertà, non soltanto la povertà materiale, ma anche la povertà culturale e relazionale, e facciamo decine e decine di iniziative. E poi progetti con i minori, di mediazione penale, pace, ambiente e così via. E poi noi lavoriamo non soltanto fuori il territorio, ma dentro il carcere, per costruire un ponte tra chi sta dentro e fuori il carcere, perché è importante costruire speranze e opportunità anche chi ha sbagliato e sta pagando i propri conti. Quali sono i progetti? Molteplici sono i progetti. L'ultimo nato è l'orchestra di note legali, un'orchestra che insomma con 31 elementi che è stato possibile realizzarla grazie al finanziamento del presidente calcio del Benevento. Ci sono ragazzi che suonano ognuno con un maestro del conservatorio in modo individuale e poi fanno orchestra d'insieme.
Non solo questo, ma ce ne sono tanti altri. Abbiamo la boutique della solidarietà, dove possiamo, diciamo, donare qualche abito per i fratelli bisognosi. Doniamo il pacco alimentare per tante persone, per tante famiglie, questo con un supporto anche del Comune di Portici. Abbiamo degli ambulatori medici dove garantiamo visite pediatriche, oculistiche e dentistiche a tanti bambini. Abbiamo inoltre la farmacia sociale, che è un'iniziativa dove ogni anno i volontari del collegamento campano vanno, si recano presso le farmacie di Napoli e Portici e raccolgono farmaci che poi per tutto l'anno vengono distribuiti a persone bisognose. Il terzo servizio riguarda il centro di rianimazione per tartaruga Anton Donna. Il servizio è stato realizzato da Claudia Cozzolino, Alex Bettello e Mario Oliva. Quella che vedete alle mie spalle è la sede distaccata di Portici Anton Donna. È una sede di un istituto molto più grande alle spalle, che ha sede a Napoli, la parte centrale. Qui invece abbiamo dei laboratori che sono attrezzati per le analisi che facciamo sulle qualità dell'acqua e anche per le tartarughe marine in particolare che teniamo qui. Quindi la struttura praticamente ha delle vasche di convalescenza e di riabilitazione, ha anche una sala operatoria, un ambulatorio per l'osservazione del paziente, i laboratori con i vari attrezzature appunto delle belle analisi ambientali e anche una sala didattica, eventi al pubblico e alle scuole o altre classi che possono venire a imparare qualcosa sulle nostre attività e le problematiche dell'ambiente e del mare in generale. E una piccola parte esposizione di animali, grandi modelli di animali, di un nido di tartarughe come lo vediamo qua, o degli acquari con pesci del Golfo di Napoli. Le tartarughe appena nate, come le fate a mettere in sicurezza quando sono appena nate? Allora, noi costruiamo un corridoio ombreggiante per far sì che sia l'aria più scura, perché le tartarughe nascono di notte, e quindi prepariamo un corridoio affinché tutte le tartarughe vanno in acqua. Io sono il medico che prende in carico le tartarughe quando arrivano ferite o con altre malattie dopo che sono state recuperate, e quindi mi occupo di intraprendere le terapie per poterle guarire, con l'obiettivo di poterle reintrodurre in natura, quindi devono ritornare poi a mare, alla loro casa, una volta che sono guarite dal problema che presentano al momento del recupero. Ultimamente ci sono molti casi di tartarughe in pericolo rispetto agli anni precedenti. Sì, allora i pericoli per le tartarughe sono aumentati, e sono aumentati proprio quelli collegati alle attività dell'uomo. Io sono una borsista di ricerca e mi occupo di valutare quello che è l'inquinamento marino attraverso l'esame del tratto gastrointestinale delle tartarughe morte e anche della plastica o dei rifiuti in generale che vengono espulsi dalle tartarughe in ospedalizzazione presso il nostro centro. Quali sono i principali pericoli ambientali che possiamo trovare al mare che sono dei pericoli per le tartarughe? Beh, sicuramente l'aumento dei rifiuti nei nostri mari è uno dei fattori di minaccia, e proprio per questo cerchiamo di valutare attraverso l'utilizzo anche delle tartarughe qual è l'entità di questo problema. Qui ad esempio possiamo vedere dei campioni che abbiamo raccolto durante alcuni esami, possiamo trovare cibo naturale, quindi cavallucci marini, ma anche altre cose prodotte dall'uomo, come possono essere degli starlight, delle cannucce, dei bicchieri monouso e anche degli attrezzi da pesca abbandonati come queste reti. E questi sono tutti campioni che sono stati raccolti in esemplari morti, ma poi anche sugli esemplari vivi possiamo avere materiali simili, come dei tappi delle bottiglie, anche conosciute, le carte delle caramelle, tutti materiali che comunque noi utilizziamo ogni giorno. Qual è il livello di inquinamento del mare in una scala da 1 a 10?
Beh, noi vediamo che l'inquinamento sicuramente è molto aumentato e questo lo possiamo dire dalla frequenza con cui troviamo effettivamente i rifiuti all'interno delle tartarughe. Quando arriviamo ad avere un 80% di tutte le tartarughe morte che hanno ingerito plastica o comunque rifiuti, capiamo che il livello è molto alto. Dunque, sono il responsabile degli impianti di mantenimento delle tartarughe marine e quello che faccio è cercare di mettere gli animali nelle migliori condizioni possibili ambientali per la loro cura e il loro mantenimento, in modo che stiano nelle condizioni ideali di essere riportati al loro benessere ottimale. Inizialmente le tartarughe quando vengono rilasciate in mare aperto, magari da una barca sul gommone, noi seguiamo i loro spostamenti per vedere insomma, come stanno, qual è lo stato di salute e poi seguiamo attraverso dei tag, degli strumenti satellitari, possiamo seguire i loro movimenti nel tempo e quindi anche dopo mesi possiamo sapere in quale zona sono andati e tutti questi dati poi messi insieme ci permettono di capire quali sono le aree dove magari vanno a nutrirsi, dove vanno a riprodursi e quali sono le aree insomma che vanno tutelate e preservate. E adesso il servizio dedicato al PON realizzato dagli alunni del Don Peppe Diana all'interno della stazione zoologica Anton Dorn, seguito da Carola Di Palma, Rebecca Improta, Nunzia Scione e Sira De Luca. Ci troviamo alla stazione zoologica Anton Dorn di Portici per seguire il PON Strategia Marina. Il nostro modulo tratta la strategia marina, che è una direttiva quadro, la quale si pone come obiettivo quello del raggiungimento di un buono stato ambientale per gli ecosistemi marini attraverso ovviamente la protezione degli ambienti e anche la salvaguardia di quella che è la biodiversità all'interno degli ecosistemi marini. In particolare la valutazione del buono stato ambientale è fatta attraverso 11 descrittori e in ognuno dei nostri incontri stiamo cercando appunto di approfondire ognuno di questi aspetti. Cerchiamo di avvicinare i ragazzi alla tematica della salvaguardia ambientale e anche appunto della strategia marina europea attraverso dei laboratori, quindi abbiamo sia delle lezioni che dei laboratori didattici. Per l'appunto oggi in realtà stiamo affrontando proprio la tematica dell'impatto dell'uomo sul mare. Quindi abbiamo in programma per loro dei laboratori didattici per quanto riguarda l'azione del petrolio, quindi dei disastri petroliferi sulla avifauna marina, quindi sugli animali acquatici, in particolare uccelli. Okay? Faremo un laboratorio proprio su questo e poi abbiamo in programma anche di fare con loro un'esperienza invece per quanto riguarda anche creativa, per quello che riguarda invece le specie invasive del Mar Mediterraneo, in particolare specie aliene. Ci puoi spiegare meglio che cosa significa specie aliene? Allora, perfetto. Con questo termine noi indichiamo delle specie che provengono da mari tropicali. In particolare la migrazione si definisce lesepsiana dai mari che i mari, in particolare il Mar Rosso. Quindi sono tutte quelle specie che provengono dal canale di Suez, raggiungono il Mar Mediterraneo e sono definite appunto delle specie aliene, specie che non dovrebbero essere nel nostro mare perché competono con gli ecosistemi del Mar Mediterraneo, sono specie altamente invasive e territoriali e inoltre alcune di queste sono anche tossiche e velenose. Per esempio, giusto per farvi un esempio, abbiamo il pesce palla maculato, il pesce scorpione. E ce ne sono veramente tante, sono state individuate nel Mar Mediterraneo 1000 specie che sono arrivate quindi nei nostri mari e non dovrebbero invece essere all'interno perché causano un inquinamento sia a livello ecosistemico e anche genetico. Crede che gli alunni grazie a questo PON riusciranno a salvaguardare la buona salute del mare? Io spero di sì. Spero veramente che questo arrivi anche alle famiglie e che quindi insieme possano adottare quello che è l'atteggiamento giusto e positivo per salvaguardare appunto il mare e i suoi abitanti. Crede che questa esperienza l'abbia ulteriormente arricchita? Sicuramente sì, io sono un amante del mare e quindi visitare questo che è un ospedale del mare, delle tartarughe in particolare, sarà per me una gioia immensa.
Ho dovuto controllarmi per non stendere la mano ad accarezzarle, perché è una cosa che non si può fare ed è veramente una cosa straordinaria. Per me è stato veramente un evento positivo, molto positivo. Cosa avete imparato da questa esperienza? Allora, da questa esperienza ho capito che i pesci non vivono una vita normale come la nostra e quindi che non possono permettersi molte cose. Perché infatti sono più a rischio di noi, sono quasi a rischio di estinzione, essendo che ogni anno si uccidono molti pesci, moltissimi pesci per colpa della pesca abusiva. Abbiamo imparato che si deve rispettare l'oceano, il mare, ma soprattutto l'habitat che ci vive all'interno, cioè la sua biodiversità. Perché se non la rispettiamo, diciamo, è l'oceano che ci mantiene in vita. Quindi o noi, tutti quanti, compreso il mare, o nessuno. Dobbiamo aiutare i pesci, perché i pesci non si sanno difendere da soli. Quindi siamo noi a doverli difendere. Ci sono molti pesci che muoiono per colpa della plastica e per le cose che noi buttiamo nel mare. E ho scoperto che ci sono un sacco di specie di pesci nel mare che dobbiamo difendere. Anche se noi mangiamo il pesce, possiamo rischiare di mangiare pesce con molta plastica dentro e quindi possono andare a finire di mezzo prima i pesci e poi noi. Come ultimo servizio vi proponiamo il Centro Sportivo di Portici. Il filmato è stato prodotto da Alex Bettilla, Francesco Sautto e Mario Oliva. Oggi l'Istituto Comprensivo Don Peppe Diana, con tutte le sue redazioni, si trova al Centro Sportivo di Portici. Il Centro Sportivo Portici, in via Antonio De Curtis, è stato creato nel 2008 e ha come direttore Alessandro Pacilli. Il centro favorisce molti tipi di sport: fitness, pallanuoto, nuoto libero, acqua gym, yoga, hydrobrite, group ceiling, pilates. È composto da una vasca lunga 25 metri, una piscina più piccola riservata ad attività di acqua fitness, una palestra composta da solo attrezzi e solo fit box, e inoltre spazi riservati ai corsi privati. Si organizzano corsi di nuoto e perfezionamento per bambini, ragazzi e adulti, corsi di house dance acqua baby per bambini, corsi per la preparazione per competizioni agonistiche e master. La palestra offre numerose attività, fra cui ginnastica dolce, ginnastica posturale e dimagrante, taekwondo. In questo centro anche la terapia multisistematica in acqua, riservata a soggetti affetti da spettro autistico. Lo scopo è quello di raggiungere un livello di inclusione sociale capace di garantire la piena partecipazione dei soggetti diversamente abili alle attività sociali come manifestazioni sportive, gare e competizioni. Grazie alle numerose iniziative si garantisce a tantissimi soggetti la pratica motoria e sportiva. Il Centro Sportivo Portici è anche la sede di allenamento della squadra di nuoto paralimpico con atleti di livello mondiale. A che attività si sottopone ogni giorno? Io sono qui in qualità di atleta paralimpico, quindi vengo qui al centro sportivo per seguire le indicazioni dei miei allenatori e per allenarmi al meglio per preparare gli appuntamenti stagionali. Che risultati hai ottenuto dopo tutti questi anni? Fortunatamente posso dire che in questi 5 anni di carriera ho ottenuto diversi titoli italiani, sono detentore del record italiano nei 50 metri rana, però l'anno decisivo è stato proprio questo 2021 che mi ha portato a vincere un titolo europeo nei 50 metri rana e ad una finale olimpica, che per me è motivo di orgoglio. E che cosa prova quando lei entra in acqua? La sensazione che provo in acqua è una sensazione di completa libertà, perché l'acqua è quell'elemento che non ha barriere e quindi riesco ad esprimere al meglio le mie potenzialità. La piscina è una parte della Leucopetra, quindi la importanza è uguale. Leucopetra è casa madre. Poi ci sono diverse appendici che vengono gestite comunque attraverso Leucopetra. Più che quale sia più importante, c'è un'enorme differenza
di attenzione, di applicazione e di anche attività da svolgere per poterle gestire tutte. È ovvio, il centro sportivo è un'eccellenza, è riconosciuto da tutti, ma così come è un'eccellenza la Leucopetra in tutti i servizi che svolge. Quindi posso dire serenamente che non c'è nessun tipo di differenza fra le due cose, anzi l'una fa parte dell'altra. Quali sono i risultati ottenuti come centro sportivo? Allora, io vorrei precisare una differenziazione tra quelli che sono i risultati di natura sportiva agonistica e i risultati invece di quello che è il lavoro svolto per accogliere tanti ragazzi appartenenti a questo territorio. Il centro sportivo ha ottenuto grossissimi risultati perché si pone come un centro di riferimento, un centro pilota su questo territorio, non soltanto della città di Portici ma anche delle città limitrofe, come un centro all'avanguardia per quanto riguarda l'attività sportiva paralimpica. E questo lo rende un centro che è ben richiesto per tutte quelle che sono le iniziative di carattere sociale e sportivo che promuove. Per quanto riguarda invece i risultati di carattere esclusivamente sportivo o agonistico, siamo una società, il centro sportivo è una società che ha vertici di carattere internazionale. Abbiamo degli atleti che hanno partecipato alle recenti Paralimpiadi, Angela Procida e Manuele Marigliano, atleti che hanno partecipato ai campionati europei giovanili e una squadra che è tra le prime tre squadre ai campionati italiani assoluto di nuoto. Quindi il centro sportivo è una realtà che può dimostrare da questa parte dell'Italia, questa parte del sud Italia, a tutto il resto dell'Italia che esistiamo e possiamo ben raggiungere traguardi lusinghieri. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito in questa edizione del TG Scolastico 2021. Ringraziamo la preside Giuliana Novelli, la docente Giuseppe Nemprota e l'esperto esterno Gianni Petrizzo. Grazie per la conduzione a Carola Di Palma. Ringrazio il mio collega Luca Piromallo. Arrivederci e alla prossima edizione.